25 luglio 2018. E non se ne seppe più nulla. Ciao a tutti, ragazzi. Buongiorno, principianti, ben ritornati. Io potevo dire, si vola allora. Sì, vogliamo un po', andiamo a fare qualcosa. Ragazzi, che bello rivedervi qua. Oggi ovviamente sarete tanti che siete lì davanti al video e dite, ma cosa ci fa Filippo? Cosa ci fa il team leader a Semanata? Ma non avevano litigato, non si erano picchiati, non si erano ammazzati, non era volato sangue, non erano volati coltelli, non erano volate rivoltelle. Qui abbiamo un sacco di fucili qua di fianco, però ovviamente il buon Nathan svelerà parte, perché poi dopo lo vedrete in altri video, però parte della verità. Nathan, dici un po', racconta perché io sono qua. Allora, ovviamente non sto a raccontare tutto quanto la mia storia, perché intanto la sapete già, ho già riempito pienamente le scatole, quindi questa volta è giunto il momento di far parlare Filippo e di fargli spiegare per quale motivo Filippo Rispoli si è andato al team commando. Siccome, questo è l'oggetto del video allora? Questo è l'oggetto del video, esatto, perché okay, siccome okay. Tu non hai mai detto la tua, cioè non hai mai detto la tua in pratica, perché te ne sei andato via dal team? Molti lo vogliono sapere, quindi è giusto che con questo video noi diciamo la verità per quale motivo Filippo Rispoli te ne sei andato via dal team commando. Allora, facciamo un preambolo e un passo indietro. Sicuramente, insomma, come tu hai poi evidenziato in tante altre situazioni, cioè, si può anche dire che il vero team era il nostro. Assolutamente. Tutto è nato in questo ma modo. Ma non lo dico solamente io, lo dicono anche in pubblico, lo dice. Tutti, chi ci guarda dice sempre, in effetti però noi abbiamo iniziato a fare palestra grazie a voi, seguivamo esatto. Il capitano, seguivamo il team leader, che sì, ci stava sul cazzo, però poi alla fine lo seguivamo lo stesso, e da lì diciamo che abbiamo iniziato a fare un po' di ipertrofia, a fare palestra, a fare calisthenic, fare un sacco di cose. Sicuramente un po' di anni fa poi questa cosa è andata un po' a scoppiare, e quindi tante persone, penso che a te abbiano inflazionato Instagram come hanno inflazionato a me, ma ancora ad oggi appunto ci chiedono, perché mai hai lasciato il team commando? Allora ragazzi, Nathan ha detto quella che veramente era la sua storia, e non voglio dire parole perché non voglio dire cose che non so e potrebbero essere poco chiare. Parlo della mia esperienza. Sicuramente il team commando era, oltre che a un trio fatto di persone dietro le quinte che gestivano poi il tutto, quello che era un progetto di portare quello che era il fitness, il bodybuilding, la cultura della forma fisica a un pubblico meno consapevole, no? Tante persone andavano in palestra, vedevano i culturisti, vedeva gente che faceva le gare, tu poi hai visto che hai fatto 3.000 gare, le hai vinte tutte, cioè non si sa mai, vabbè, lasciamo stare, ero a mangiare nella sua rossicceria, tacchino e purè davanti alle sue foto, quindi ho visto che hai fatto tipo 485 gare, c'era anche il menù del capitano, c'era di tutto là, no? Detto questo, noi avevamo la voglia di portare appunto quello che era il fitness, la cultura fisica, a un pubblico non consapevole. Lui con le sue modalità, altri con le loro, io ovviamente con la mia. Poi nei video ovviamente viene fuori quello che è il carattere delle persone, perché poi c'è anche un rapporto umano e sociale. Sicuramente nelle statistiche lui era sempre quello più amato, quello che al Festival del Fitness dava la mano a tutti, mi ricordo. Io ero sempre quello che stava sul cazzo alla gente e si sentiva superiore, si sentiva diverso. E effettivamente comunque il mio carattere, ragazzi, veniva fuori. Su questo è inutile comunque negarlo. Perché ci siamo lasciati? Perché ci siamo lasciati? Aspetta, te lo dico dopo, non rompere le scatole, stai fermo lì e aspetta, con calma, dammi tempo. Team Commando ha portato un sacco di video, che poi diciamo che un po' tutti ci hanno copiato, diciamo la verità. In mods, soprattutto la spesa del bodybuilder, che ripeto, noi siamo stati i primi in Italia a portarlo. La spesa del bodybuilder, le sfide, i video tecnici, i video esilaranti, che comunque la cosa interessante, perché il Team Commando funzionava e tante altre persone, senza fare nomi ragazzi, sapete meglio di me, non, perché ci copiano e non funzionano? Perché il team commando nel suo bello faceva ridere, faceva gioire, faceva sorridere, ma dava contenuti tecnici. Esatto. E durante i contenuti tecnici si sorrideva. Esatto. Quindi c'era sempre un connubio di tecnicità e umorismo. Esatto. Mentre gli altri o sono stupidi, allora a nessuno piace un comico semplicemente stupido, e oppure semplicemente erano persone solamente tecniche, fanno vedere su due maroni, che si può dire due maroni? Sì, noiosi, okay, lenti, ecco, nel parlare, eccetera. E non si finisce più. La differenza dei nostri video che erano esilaranti e ovviamente portavano contenuti tecnici. Da qui il connubio del perché Nathan si comporta. Ovvio che Nathan è fatto così. Sì, è il mio carisma, è il mio però carattere. Però c'erano appunto tre personaggi, in questo caso appunto due, completamente diametralmente opposti per portare un unico commento in due modi completamente diversi. Questo era il perché del perché il team commando funzionava.
Questo era quanto, abbiamo passato momenti belli, momenti meno belli, momenti interessanti, abbiamo fatto un sacco di viaggi, il Fibo, e sul go-kart che non mi entrava neanche il culo. Ricordiamo in Germania che ci hanno persi in una foresta. In Germania nessuno lo sa, l'abbiamo detto, ma non ci credono. Noi siamo persi, grazie a un consiglio di persone intelligentissime, di farci un'ora e mezza dentro la foresta nera con il mio Qashqai. Io avevo cambiato 3 macchine, avevo il Qashqai ancora ai tempi, che non sapevo se sarebbe tornato vivo da quella trasferta. Però a parte questo, diciamo che siamo sbattuti, ci è piaciuto, abbiamo avuto... Ecco, una cosa che io ho notato e devo sempre dire grazie, che abbiamo avuto un sacco di affetto dalla gente. Ah, certo. Perché io ricevevo, ragazzi, più o meno 2000 insulti la settimana, e di quelli meno pesanti, poi c'erano quelli pesanti. Però quando si andava al festival del fitness c'era un tripudio di strette di mano, gente che mi offriva da bere, che mi offriva da mangiare, che mi regalava qualcosa, che voleva da me un autografo, sarà capitato anche a te. Beh, certo, volte. Assolutamente. Ecco, le foto. Io non potevo andare in giro per Rimini, mi ricordo, perché ero davvero assaltato di persone ancora ad oggi. Io ero l'altro giorno, cioè proprio io vengo ancora alle volte ricercato per quello che era il team commando, quindi come quando una persona fa Harry Potter da giovane rimane appiccicata un po' quella che è l'etichetta. Per questo motivo e parte di questo motivo ho cercato comunque di trovare quella che era la mia strada, non rinnegando, perché non ho mai fatto un video dicendo io vado contro il team commando, faccio questo contro il team commando, do la mia risposta perché... Punto numero uno, volevo portare avanti quello che era il mio personal brand. In secondo luogo, non avevo problemi o, diciamo, non avevo bisogno di andare a sparare di qualcuno per portare in luce me. Quello che invece fanno un sacco di gente. Purtroppo, perché adesso noi siamo visti oggi, faremo due chiacchiere, però posso immaginare che qualcuno parli sempre di te per fare invece visual sul suo canale. Cosa che accade purtroppo anche a me. Purtroppo è una cosa che va molto di moda in questo ambiente, ma mi sa anche in tutti quanti gli ambienti. Ma perché? Quando tu, la gente in Italia non ti concede due cose, la libertà e la felicità, che sono due ma sono poi uniche, e il successo. Quindi quando tu hai successo sei anche felice, è un problema. Quindi giustamente per portare luce a quello che è il proprio personaggio devono parlare di te, perché tu fai andare sull'hype, loro non sono nessuno, e quindi automaticamente per essere qualcuno devono avere te con cui... Difatti se la gente sprecasse meno tempo nel parlare degli altri e a fare un po' più del suo, crescerebbe un po' di più. Quindi è normale che a un certo momento, a un certo punto, magari tu hai preso la tua strada, hai fatto alcune cose, hai portato avanti le tue situazioni, altre persone hanno fatto altro, anch'io mi sono ritrovato a sentirmi un po' stretto. Quello che volevo fare non si coniugava più perfettamente con quello che era stato il clima di grande armoniosità dell'inizio. Questo è normale, no? Quindi ognuno ha preso quelle che sono le proprie strade, ok? Io ho fatto tantissimo, ho completamente cambiato quello che era il mio target di persone. Sono davvero stato felicissimo, ho scritto 4 libri, di cui, ecco, tu hai fatto un bellissimo video, me l'hanno raccontato, di quello che era la tua uscita, il doping, quello, adesso non entriamo nei particolari, però hai raccontato già un certo, po' la tua storia, sì, no? Io ho già detto, certamente. Ecco, quindi diciamo che anch'io, attraverso quello che era il mio primo libro, Giù la maschera, ho raccontato appunto un po' tutti i retroscena, no? Del veramente cosa vuol dire fare le gare, di come si sta, qui c'è veramente la verità nuda e cruda, quella che magari purtroppo in un video non è possibile dire e non è possibile spoilerare. Ho scritto dei libri, ho fatto dei bellissimi eventi con centinaia di persone, abbiamo costruito un bellissimo gruppo chiuso, ma questo è inutile dirlo, non mi interessa, tutti lo sanno. Perché era ovviamente detto dal fatto che io volevo cambiare aria, ma non perché dove stessi non stessi bene, è che semplicemente per esprimere quello che sono io dovevo dirlo in un modo che dovevo rendere conto sulla me stesso, volevo fare un qualcosa solamente con le mie potenzialità e volevo spiccare il volo, non diciamo sputando pubblicamente nel piatto dove avevo mangiato, semplicemente dicendo guarda, vado a fare qualcos'altro, ok? Poi magari diremo anche il perché oggi sono qua in questo video, però dimmi tu se vuoi aggiungere qualcosa ovviamente. Direi che hai già aggiunto tutto quanto e la dimostrazione lo è stata quando tu appunto sei uscito dal team senza appunto sputare sul piatto dove avevi mangiato, insomma, e soprattutto sui membri che ne facevano parte. Io non ho mai parlato pubblicamente, questo penso che tutti anche lo possano dire. Anche perché che cosa poi te ne viene in tasca? Onestamente niente, anche perché raccontavo prima a persone che sono dietro la telecamera che io è come se fossi rimasto al 2018, non so niente dei social, cioè io ho i social ma non li uso, cioè li uso i miei collaboratori, non sono social, mi sono rinchiuso a lavorare, a fare un sacco di cose, ho 3000 altri interessi che giustamente non sono oggetto di questo video perché la gente non interessa, quindi ho 2 figli e la mia famiglia eccetera, sono contentissimo e va avanti così, però ecco non c'è mai piaciuto un dissing
fine a se stesso, perché esatto. Io adesso ho una buona memoria e non mi sembra che noi abbiamo mai fatto dissing diretto su qualcuno, o sbaglio? Assolutamente no, mai, okay. Non c'è mai stata una volta. Cosa che invece noi siamo stati oggetto di dissing diretto da parte di qualcuno, ma anzi... Li vorrei, scusami, vai, vai, non ti voglio interrompere, vai, vai. Però ringrazio le persone perché in questi due anni mi avete fatto fare davvero tantissimi passi avanti grazie al vostro dissing, quindi io prego e vi chiedo espressamente di continuare perché la cosa porta, quindi come anche raccontavo... Se aggiungi un buongiorno principianti vedrai che ti attaccano. Magari buongiorno principiante era bellissimo, ma perché? Perché ragazzi, io sono una persona umile, se io non so una cosa lo dico, se tu mi stai guardando in questo momento mi guardi perché vuoi apprendere qualcosa da me, quindi sei principiante, quindi non ti devi sentire attaccato se io dico buongiorno principiante, perché non posso dire buongiorno esperto, perché poi ci togliamo la maglia, ci guardiamo e chi delle due è l'esperto, non certo tu, quindi non c'era una voglia di attaccare, non c'era arroganza, ovvio c'era, io sono io, voi non siete un cazzo, tanto questo è il mio atteggiamento, sarà finché campo, ok, a parte gli scherzi, però la verità è questa, posso piacere, posso non piacere sicuramente alla totalità delle persone, però arrivo, però faccio parlare di me e probabilmente è questo il mio fine, tu cosa credi? Esatto, ricordatevi sempre ragazzi che le bene o male l'importante è che se ne parli delle persone. E questo qui Filippo è un pochino stato l'oggetto del suo essere, appunto. Buongiorno principanti, tutti quanti ad attaccarlo e alla fine avete fatto sì che molti di voi parlavano sempre di più. Perché guarda, c'è quello che dice buongiorno principianti e allora quell'altro va a vedere. Oh, guarda, guarda, passa parola e alla fine tutti quanti questo buongiorno principianti ha spiccato il volo. Anche perché non è un qualcosa nato da che cazzo dico oggi, c'è un ragionamento anche dietro, no? Ancora oggi tutti mi prendono in giro per il mio in forma senza fitness che è diventato un marco. Che è diventato un brand, è diventato un qualcosa di interessante e ovviamente ho preso il volo grazie anche a quello, ragazzi. È ovvio che in un mare magnum di persone che parlano su YouTube senza cognizione di causa, di gente che se fa solamente dei sermoni, tu devi andare a penetrare quello che è il mercato attraverso un messaggio differente. Questo è quanto. Però vi voglio dire una cosa, coloro i quali attaccate su YouTube perché magari vi sembrano un po' più cattivi, arroganti, eccetera, probabilmente poi dal vivo non sono così, cosa che magari molte volte mi dicono, magari dicono anche a te, dicono no, però dal vivo sei diverso, sei ancora meglio, so sti capita. Sì, voglio. Ecco, mentre invece, e non facciamo nomi, noi non vi aiutiamo a prendere il volo, tanto non ci riuscireste comunque neanche a spinta, persone che davanti al video sembrano di gente proprio che fa il sermone, no, con la Bibbia in mano, perfetti, simpatici, non sempre sono così nel dietro le quinte, poi noi ne sappiamo chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, noi sappiamo cose che nessuno sa. Quindi questo è quanto. Io ho scelto semplicemente di prendere quella che era la mia strada facendo cose letteralmente opposte, diverse, portando quella che era la mia idea di cultura fisica ad altre persone. Mi sono specializzato più su quello che era l'inconscio, su un altro target di persone, meno più sulla palestra e ho avuto anche fortuna ovviamente perché è arrivato anche il lockdown, quindi la cosa è andata a fagiolo. Questo è quanto. Quindi perché oggi siamo qua, Nathan? Allora ragazzi, siamo qui per dirvi una cosa, semplicemente armatevi di pazienza, qui sotto nei commenti riempiteci di domande e chiedeteci tutto quanto ciò che volete e noi nel prossimo video vi risponderemo a tutte quante le domande. Tutte? Tutte. Abbiamo 15 minuti di video e cercheremo di rispondere le più belle, alle più belle, più inflazionate, alle domande dopato, cosa vuoi rispondere? Assolutamente sì, un tempo, è ma infatti vero. Io l'ho anche scritto, peccato che ho smesso nell'anno che fa, sono ancora il doppio di gente che dice che non si fa, invece si fa come un cavallo, ma questo non si può dire, non lo diciamo. È sempre quello discorso ragazzi, tutti quanti fanno usi doping e quelli che non lo dicono sono quelli più fettenti, possiamo dire, perché sono quelli che nascondono la verità quando è palese. Poi ovvio, non potete venirmi a dire perché non hai detto due anni fa che ti dopavi, perché semplicemente due anni fa non mi dopavo. Cioè quando inizio a doparmi dico che mi dopo, non è che lo dico quando non l'ho ancora fatto, giusto? Chiaro. Cioè come chiaro. Adesso, dopato? No, adesso no. Io dal novembre 2020 non mi sono più dopato dall'ultima gara, quindi è già un anno e qualche mese, ecco. Perché devo dire che mi bombo se non è vero. Detto questo ragazzi, like al video, iscrivetevi al canale e mi raccomando commentate con la domanda. Poi insulti al team leader perché sennò non ci divertiamo. Non team mi ricordo... Lidl. Lidl, una Lidl. Volta ero quello. Io diventerò volta. MD, che... no? MD, per dire. Cos'è MD? Questa... Io sono proprio tornati alle battute belle, perfetto. Benissimo. Vedi ragazzi, è questa la complicità che c'è, che ci deve essere in un gruppo, armonia. Assolutamente sì. Ragazzi, alla prossima, domande, fate like, iscrivetevi, dito da tutti, rimanete connessi, prossimo video bomba. Ciao. Ciao.